Cari amici di 8 Channel, buongiorno e buona domenica. Si rinnova l'appuntamento domenicale che la nostra emittente riserva alla scoperta dei luoghi di culto più suggestivi della Campania. Il nostro viaggio, il viaggio tra fede, arte e cultura, questa settimana fa tappa in provincia di Avellino. Siamo a Marzano di Nola, una comunità che conta poco più di 1700 abitanti nel Vallo di Lauro, a pochi passi dall'Agro Nolano. E da qui, da Marzano di Nola e precisamente dal santuario di Maria Santissima dell'Abbondanza, che tra mezz'ora circa trasmetteremo in diretta la Santa Messa che sarà officiata dal parroco Don Angelo Schettino. E allora non perdiamo altro tempo, entriamo all'interno di questa antica fabbrica religiosa per scoprirne tutte le ricchezze e soprattutto per andare a conoscere chi da secoli ne custodisce gelosamente i beni, ossia la confraternita dedicata appunto a Maria Santissima dell'Abbondanza. Eccoci finalmente all'interno di questo incantevole luogo di culto, il santuario dedicato a Maria Santissima dell'Abbondanza. Con noi il priore della confraternita dedicata appunto alla Vergine dell'Abbondanza, il priore Gaetano Vecchione. Buongiorno e buona domenica. Altrettanto, buongiorno e benvenuti in questo piccolo gioiello. Effettivamente è tenuto bene grazie ai confratelli attivi e non attivi, quelli attivi manualmente, quelli non attivi spiritualmente. Una confraternita appunto che custodisce da secoli questo luogo di culto. Prima però di addentrarci nella storia di questa congregazione laica è opportuno dare qualche notizia sulle origini della fabbrica religiosa. Ecco, quando è che si hanno le prime notizie del santuario? Allora, le prime notizie del santuario sono antecedenti al 1721. Però molti documenti sono stati persi perché nel 1830 abbiamo avuto un incendio, quindi è stato tutto distrutto con tutte le situazioni artistiche che c'erano, e poi è stato rimesso a nuovo. Quindi molta roba è stata persa e altra roba non è stata persa nel santuario nell'incendio, ma praticamente nelle prefetture, perché prima tutte le confraternite, il lodo dei secondi eccetera, andava alle prefetture. Parecchio materiale è stato portato a Lauro ed è finito, è scomparso. Per cui l'origine vera e propria della costruzione del santuario vera e propria non si sa. Però la confraternita ben sicuro è 1721, la loro costituzione. Tutto ruota attorno a questa bellissima effigie mariana che è alle nostre spalle nel tempietto, ma ci sono anche delle leggende che narrano che vogliono praticamente far nascere il culto per la Vergine dell'Abbondanza al ritrovamento di un quadro. Certamente, noi abbiamo un quadro che da lì è nato il culto vero e proprio di Maria Santissima dell'Abbondanza. Le origini sono un pochettino anomali. Secondo la leggenda è un quadro che è stato ritrovato. Secondo studiosi praticamente è dovuto alla dominazione spagnola. Per cui questo culto della Madonna, diciamo dell'Abbondanza, ecco, che con il seno che allatta il figlio e con le due statue, Sant'Andrea e Sant'Antonio, è prettamente un culto spagnolo. Per cui da questo è stato un pochettino le nostre origini. Poi in seguito è stata donata la statua fatta dal principe Lancillotti in seguito a una grazia, perché fu arrestato, quindi poi lasciato, e quindi per ringraziare la Vergine ha donato proprio la statua con il palio e alcuni oggetti in oro.
Ecco, lei ha citato le grazie, ha parlato della statua che è stata donata dal principe Lancellotti in virtù di una grazia ricevuta, ma ci sono tante altre grazie che vengono ricondotte alla Vergine dell'Abbondanza, tant'è vero che in una cappella laterale è custodita una tela denominata la Sagra Ghirlanda. Cosa descrive? Esatto. Praticamente questa Sagra Ghirlanda descrive tutti i miracoli che sono stati necessari per avere la nostra incoronazione. Difatti l'incoronazione della Madonna risale a 1778. Questo grazie a una persona di passaggio qua, ammalata, e vedendo, ha avuto la grazia per la moglie, vedendo altre grazie, si è proprio recato in Vaticano diverse volte finché ha avuto proprio che la nostra Madonna fosse incoronata. E quindi il Vaticano diede ordine di fare queste due corone che furono consegnate proprio nel 1778. Lei ha parlato di questa grande devozione non verso la Madonna dell'Abbondanza che coinvolge tanti cittadini nella veste di confratelli, ma anche tanti cittadini che non lo sono. Questa vicinanza, questa devozione si è anche concretizzata nel corso degli anni con delle donazioni che sono state fatte al santuario che hanno permesso poi alla confraternita di procedere anche con un'attività di restauro dei luoghi. Sì, certamente. Noi praticamente come confraternita gestiamo questo santuario, questo gioiellino, che l'hanno voluto i nostri antenati, per cui noi cerchiamo di rispettare le loro. Quindi ogni qualvolta c'è bisogno di fare qualcosa, è come se tutti i marzanesi, anche non marzanesi, devoti alla Madonna, contribuiscono come se dovessero contribuire per casa loro. Siamo seduti su dei seggi, il priore sullo scranno. Questi sedili in passato testimoniavano la presenza appunto della confraternita come custode di questo luogo di culto. Certo, bene, praticamente prima era come procedura, tutte le volte che la confraternita si riuniva per discutere, questi erano i loro posti naturali di sedersi. Noi attualmente non li utilizziamo quasi mai, quindi qua si siedono molti i fedeli che vengono ad ascoltare messa, ma prima questi erano i loro posti preferiti, questo era tutto il. E di qua si discutevano tutto quello che bisognava fare per organizzare sia processione, sia per quanto riguardavano assemblee, cioè tutto quello che riguardava la vita della confraternita stessa, che poi ai fini pratici era la vita di tutto Marzano. La confraternita era comunque improntata al rispetto di una regola. Sì, praticamente i confratelli, cioè se vogliamo, ecco, la confraternita vera e propria risale ad origini molto vecchie. Difatti tutte le confraterne erano associazioni di persone che dovevano provvedere agli altri fratelli normali, perché non c'era assistenza. Ecco, poi hanno preso questo nome confraternita, però in antichità si potevano chiamare anche caritas, eccetera. Quindi erano un gruppo di mutuo soccorso per le esigenze degli altri fratelli. Solamente che poi, in momento che si sono costituiti come confraternita vera e propria, praticamente c'è bisogno di regole. Quindi noi abbiamo il nostro statuto con regole che sono anche un pochettino severe, anche se noi adesso democraticamente non le applichiamo. Però se pensate che prima i confratelli che non partecipavano a qualche processione o quando mai all'accompagnamento di un confratello morto, c'erano delle penali da pagare. Attualmente adesso invece è diventato un pochettino tutto normale, quindi partecipare o non partecipare ormai non c'è più quel regime burocratico che esisteva prima, quindi è un pochettino lasciato ai confratelli veri e propri, al loro stato d'animo.
Quanti sono i confratelli che attualmente compongono la congrega? Attualmente siamo come iscritti 60, cioè un periodo di tempo siamo stati anche 80, però diciamo che questa compagnia è un pochettino vecchiotta, nel senso che molti giovani non si iscrivono più perché evidentemente la compagnia non è più risentita come una volta. Quindi prima, che so dire, i confratelli si riunivano, c'è gente che si iscriveva nella confraternita, anche se era un'occasione per fare un bicchiere di vino, cioè è un modo di stare insieme e pensare ai problemi di tutto Marzano, eccetera. Adesso attualmente i giovani hanno altri interessi e quindi diciamo che noi attualmente come persone fisiche proprio presenti siamo una quarantina, perché poi calcoliamo che arrivata una certa età, quindi è gente che vengono esonerate dalle processioni, da tutto quello che è l'attività vera e propria, pur restando dei confratelli. Priore, vogliamo approfittarne per lanciare anche un appello alle giovani generazioni. Perché sarebbe importante iscriversi alla confraternita? Allora, l'importanza di iscriversi alla confraternita, come l'ho ritenuta io quando mi sono iscritto, è cercare di mantenere questo luogo di culto che l'hanno voluto i nostri antenati e di continuare questa tradizione, cioè di renderlo ancora più bello. Solamente che molti giovani si fanno questo pensiero di iscriversi alla confraternita solo nei periodi, in un pochettino, che mese di luglio, quando cerchiamo di avvicinarci alla festa, allora vengono stimolate, ma poi questo stimolo rimane un pochettino vago e quindi si torna nella normalità. Ecco, per chiudere e per ritornare a questo gioiello, come lei lo definiva, tra i compiti nel passato della confraternita c'era anche quello della, come dire, del culto per i morti. Sotto il pavimento che oggi calpestiamo, anche se non è stato ancora portato bene alla luce, c'è probabilmente una cripta e c'è anche un altro luogo di culto esterno al santuario dove vengono custodite, dove viene custodito un ossario. Sì, praticamente. Allora, noi al centro del santuario abbiamo una cripta che è dedicata alle consorelle, mentre gli altri confratelli e altre persone civili venivano seppelliti, diciamo, all'altezza del dove c'è adesso l'altare Peppa. Noi abbiamo una cripta giù che abbiamo messo apposta nel 2003-2004, perché abbiamo scoperto una montagna di persone proprio accatastate l'una sull'altra. Attualmente, oltre a quelle che erano già ordinate, perché prima venivano, diciamo, le ossa venivano poi catalogate, messe a posto, si contano all'incirca un 620 teschi, tutti abbandonati. Ciò risale un pochettino alla dominazione spagnola, un periodo di peste, per cui sono state buttate un po' alla rimpusa e chiuse. Noi le abbiamo riscoperte, le abbiamo tirate fuori e adesso diciamo che stanno in una situazione degna delle ossa di persone che hanno dato la vita anche per il santuario. Infine, abbiamo parlato della regola della confraternita, abbiamo parlato dello stato d'animo che dovrebbe muovere coloro che decidono di iscriversi a questa congrega laicale, ma ci sono anche regole vestiarie che bisogna rispettare. Alle nostre spalle ci sono delle muccette di colore rosso. Ecco, queste che cosa sono? Allora, praticamente ogni confraternita ha un suo modo, un suo vestiario vero e proprio. Questo è quello che noi abbiamo trovato, è quello che noi usiamo. Quindi diciamo che i confratelli normali ne usano una normale, il priore ne usa un pochettino una fatta un pochettino più ricamata, eccetera. Però giustamente bisogna tornare un po' indietro nel tempo, nel senso che prima chi rivestiva un certo ruolo aveva anche bisogno di avere l'aspetto fisico nel vestiario e dimostrare che è un pochettino superiore. Queste sono cose che un pochettino antiquate per questa nostra confraternita, però comunque noi abbiamo la nostra dignità, eccetera. Io l'unica cosa che vorrei lamentare ai confratelli che sono in ascolto, che vedranno, ecco, io considero la veste del confratello
come il vestito della domenica. Consiglio di tenerlo sempre nell'armadio dove hanno il loro vestito per uscire, in modo che tutte le volte che aprono l'armadio, guardarlo e rendersi conto che sono completati e comportarsi da conto. Siamo tornati all'esterno, qui sul sagrato del santuario, alle nostre spalle, Marzano di Nona. Marzano di Nona, la comunità che nel mese di luglio, ogni anno, da secoli, si ferma per omaggiare la Vergine dell'Abbondanza. Mario Corbisiero è uno dei confratelli della congrega dedicata alla Vergine dell'Abbondanza. Ecco, ci può raccontare quando ricorre la festività? La festività in onore di Maria Santissima dell'Abbondanza inizia il sabato con la discesa della storia nella parrocchia di Santa Sofronia Martire. Però non dobbiamo andare prima, che c'è il novenario e ancora nel mese di giugno che c'è l'appesa del quadro della nostra Vergine. Il sabato si scende e c'è un particolare, che da pochi anni il nostro patrone Santa Sofronia Martire aspetta la Madonna come per nella strada, come un senso per omaggiarla. Io ti sto aspettando, vieni nella mia casa, che è la parrocchia di Santa Sofronia Martire. Dopodiché, la domenica mattina, c'è la vestizione alle 5 di mattina della statua, con ori, monili, dati dai fedeli che hanno avuto qualche grazia, hanno fatto qualche voto, quindi c'è una veste di oro e viene coperta tutto d'oro. La prima processione che si fa è il lunedì, che è forse la consacrazione del culto verso la Madonna dell'Abbondanza, dove per le strade di Marzano ci stanno centinaia di marzanesi e non, che vengono anche dai paesi limitrofi ad omaggiare e a dare il loro apporto di fede a questa Vergine bellissima. Dopodiché c'è la processione del martedì, solo per i tre punti del paese. E poi finisce con il panegirico alle 2:30. Poi c'è la salita della statua, il mercoledì alle 19:00. E la statua viene portata su al santuario, ancora piena e con devozione tanti marzanesi e non l'accompagnano per l'ultimo saluto e per ringraziarla dell'amore che ci ha donato in questi giorni. La fede è immensa e noi possiamo solo essere grati a lei, che in cuor nostro in questi giorni siamo felici e contenti di averla in mezzo a noi nel paese. E a proposito di riti mariani, non va dimenticata un'altra tradizione che è stata, come dire, ripresa da qualche anno, quella della Scala Santa. Sì, questo avviene il sabato alle 5 di mattina. Quelle che possono, specialmente i giovani, perché i vecchi non ce la fanno, e vengono a fare la Scala Santa e si fermano ogni scalina e pregano la Madonna. Non solo preghiera, non solo devozione, ma anche partecipazione popolare. Come lei diceva, Mario, tante famiglie si ritrovano in questi giorni di festa, soprattutto a tavola. Ecco, la festa della Madonna dell'Abbondanza è anche un'occasione per rinverdire i piatti della tradizione. Quali sono i piatti della tradizione a Marzano? Noi abbiamo due piatti. Un piatto, uno che è la polpetta di patate, e poi abbiamo i cosiddetti struffoli. Un dolce è un piatto che è la polpetta di patate, che è una tradizione. E se quel giorno le polpette di patate non vengono buone, vuol dire che in quella famiglia regna un po' di amarezza, un po' di, non lo so, come se non fosse festa. Quindi è tutto coronato da queste cose, ma è tutto sempre in virtù della Madonna. Anche questa è fede, è tradizione ed è fede.
Eccoci all'interno della sagrestia del santuario dedicato alla Vergine dell'Abbondanza. Con noi, lo vedete intento ad inserire dei dati su un computer, uno dei tanti confratelli della congregazione laicale che da secoli custodisce appunto questo luogo di culto e la Vergine che vi si trova all'interno. Il professore Saverio Crisci, buongiorno e buona domenica innanzitutto. Salve, buongiorno. Il professore Saverio Crisci è, oltre ad essere un confratello, è anche il webmaster del sito dedicato al santuario della Vergine dell'Abbondanza, attraverso il quale si punta a valorizzare, a mettere in vetrina questa fabbrica religiosa. Ecco, il perché di questa iniziativa? Buongiorno, salve. Allora, questo è il sito dedicato a Maria Santissima dell'Abbondanza. Questo sito nasce qualche anno fa dall'insistenza di alcuni confratelli e poi grazie al priore, alla banca, nasce proprio dall'esigenza di dare trasparenza, dare visibilità a chi volesse sapere del nostro operato, di chi siamo, dove siamo, cosa facciamo, chi è la nostra congrega. Ma soprattutto, se dobbiamo essere sinceri, dare l'opportunità ai marzanesi che sono fuori nel mondo per stare accanto al nostro, diciamo, alla nostra Vergine, alla nostra Maria Santissima dell'Abbondanza. E proprio in virtù di questo, questo sito è stato, tecnicamente dico, è ipermediale, cioè abbiamo dato molto 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 più spazio a video, foto, piuttosto che alla parte testuale. C'è la parte testuale, parla di noi, chi siamo, ma soprattutto qui ci sono caricati video che vanno dal 73 fino ad oggi. Quindi diamo la possibilità ai marzanesi che stanno sparsi nel mondo, in America soprattutto, di poter vedere le processioni. Ci sono processioni, foto che vanno proprio da 30 anni fino a questa parte. Poi all'interno del sito ci sono tante altre sezioni. Sul chi siamo c'è la possibilità addirittura di andare su Google Map e quindi entrare quasi nel santuario. Ci sono altre, c'è una sezione sull'interattività, cioè ogni utente può interagire con noi, darci dei consigli e noi li accettiamo ben volentieri. Soprattutto c'è una sezione dove chiunque può può dedicare una poesia, un consiglio, una riflessione su Maria Santissima dell'Abbondanza. In questo momento io proprio stavo inserendo in questa sezione una delle mie poesie. Ecco, si potrebbe in anteprima svelarne il contenuto? Sì, questa poesia praticamente, secondo quelle che è la mia visione delle cose, la mia interpretazione, questa parla un poco del rapporto dei marzanesi con Maria Santissima dell'Abbondanza. Cioè, chi è Maria Santissima dell'Abbondanza, qual è il nostro rapporto con lei? E allora la leggiamo in anteprima ai telespettatori di 8 Channel. Allora, la poesia fa: ancora qui. E siamo ancora qui a festeggiarti, a lodarti, a venerarti. E siamo ancora qui a genufletterci in cerca di una grazia, a raccontarti le nostre storie, ad ascoltare il tuo silenzio. Ancora siamo qui a cogliere nei tuoi silenzi un messaggio d'amore, un ammonimento, una speranza. In questa prima parte, se posso, si nota come il fatto di essere ancora qui l'ho ripetuto più volte, perché questo sta a significare che siamo ancora qui nel senso che eravamo qui, siamo qui, saremo qui. Lo eravamo nei nostri padri, nei nostri antenati. Se penso soltanto a tanto, tanto tempo fa, cioè vorrei conoscere veramente il nome di chi ha realizzato, ha costruito questo santuario. Purtroppo ciò non è possibile, quindi penso a loro. Senza la strada hanno fatto questo santuario su questa roccia. È un qualcosa di veramente è molto molto emozionante, penso a loro. Siamo qui noi,
quotidianamente viviamo Maria Santissima dell'Abbondanza. Ognuno di noi nella casa ha tante immagini della Madonna. La Madonna vive con noi, vive per noi. La cosa bella della nostra popolazione, del nostro popolo, è che Maria Santissima dell'Abbondanza noi la invochiamo non soltanto nei momenti quando abbiamo bisogno, ma anche nei momenti di gioia. Se abbiamo bisogno di aiuto, invochiamo la Madonna. Se qualcosa ci va bene, invochiamo la Madonna. Stiamo sempre lì a ringraziare. E forse queste sono le peculiarità di noi marzanesi che hanno fatto di questo paese un paese mariano. Saremo qui nei prolungamenti dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché io vedo già le nuove generazioni che certamente pensano a tante altre cose, ma quando è il momento il momento in cui si festeggia, c'è Maria Santissima dell'Abbondanza, sono sempre qui, sono sempre presenti. Nei trasudati panni, dall'infuocato sole, boccheggianti, sofferenti, in massa t'adoriamo, e in spalla ti portiamo in ogni punto, facendoti toccare ogni realtà. Gioiosi ti accompagniamo solitari, in gruppi o con vesti religiosi, mentre nell'aria tra i cocenti ceri sodono musiche, botti e fuochi colorati. Sotto le vesti, le discordanti idee, i contrastanti pensieri, magicamente si accomunano, confluendo insieme nel torrente dell'infinita fede. Questa, o Maria Santissima dell'Abbondanza, la tua più grande potenza. Questa, la forza che ci tramandi ogni giorno per andare avanti. Alla fine dico, cioè come in tutte le cose, noi abbiamo una visione discordante in tutte le cose. Quindi anche per quanto riguarda la fede, non sempre le idee sono le stesse, ma in nome e per nome di Maria Santissima dell'Abbondanza, tutti noi poi concordiamo. E questa è la più grande gioia, questo è il nostro messaggio. Marzano, baciata da Maria Santissima dell'Abbondanza.